Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. È passata da poco la festa dell'Epifania e lo sappiamo che con questo termine Epifaneia gli antichi greci indicavano le manifestazioni delle loro divinità, quando Giove e Apollo mostravano la loro presenza, il loro potere, attraverso prodigi, segni, visioni, i greci chiamavano queste manifestazioni epifanie. E noi cristiani abbiamo adottato questo termine per indicare le manifestazioni del nostro Dio. Nella Chiesa dei primi secoli, e anche oggi fra gli ortodossi, la festa dell'Epifania non celebrava una manifestazione di Dio, ma tre manifestazioni, tre momenti in cui Lui ha mostrato lo splendore del suo volto. C'è una prima manifestazione di Dio, quella che avviene nel creato, quella che è stata accolta dai maghi nel racconto che ci viene fatto da Matteo. Al creato noi ci possiamo accostare in modo utilitaristico per usare delle creature di cui abbiamo bisogno. Poi, come uomini, lo utilizzeremo in un certo modo. Noi mangiamo con la forchetta e col cucchiaio, ma compiamo gli stessi gesti dei nostri antenati preumani. C'è un altro modo di accostarci al creato oltre a questo, quello del contemplativo, di chi si interroga sul senso di tutta questa creazione e il credente arriva a cogliere la manifestazione, l'epifania dell'amore di Dio che ha preparato una casa bella per i suoi figli. C'è un'altra manifestazione di Dio che viene celebrata nell'Epifania, quella che è avvenuta nel battesimo di Gesù e su questa noi mediteremo oggi. Una terza manifestazione, una terza Epifania che veniva celebrata e che viene celebrata ancora oggi dagli ortodossi nella festa, quella avvenuta a Cana. Noi rifletteremo su questa Epifania domenica prossima, ma ci accenniamo subito. L'Epifania del volto di Dio che è amore e solo amore. Gli uomini avevano immaginato Dio sempre come un padrone il quale era in diritto di dare degli ordini e che premiava con benevolenza coloro che obbedivano ai suoi comandi e puniva severamente con pestilenza e calamità coloro che li trasgredivano. Questo volto di Dio era una maschera che gli uomini avevano posto sul volto del vero Dio. Quando è venuto a farsi vedere, Dio si è manifestato, eccola l'Epifania, come sposo, come colui che ama in modo incondizionato la sposa. Anche se è infedele, continua ad amarla e questa manifestazione del volto di Dio non può che riempirci, colmarci di immensa gioia. Su questa manifestazione rifletteremo domenica prossima. Nel battesimo, che Epifania di Dio c'è stata? Nella lettera a Timoteo, la prima, si dice che il Signore è il Re dei Re, il Signore dei Signori, abita una luce inaccessibile. Nessuno degli uomini lo ha mai visto né può vederlo. Lo abbiamo ascoltato anche nel prologo del Vangelo di Giovanni la scorsa domenica, dove ci è stato detto: Dio nessuno lo ha mai visto, non può essere visto Dio. È venuto l'unigenito a mostrarcelo. Ecco, nella festa del battesimo di Gesù c'è stata un'epifania di Dio. Come mai il Figlio di Dio è venuto nel mondo? Proprio per farsi vedere. E nel battesimo di Gesù inizia la sua vita pubblica. Lui percorrerà le strade della Palestina, uscirà anche dalla Palestina, attraverserà i vari villaggi, entrerà nelle sinagoghe, nelle varie città,
con un obiettivo, proprio questo, l'epifania del volto di Dio. È venuto a mostrarci il vero volto di Dio, e l'unico Dio nel quale noi crediamo è quello che vedremo brillare sul volto di Gesù. Questa è l'epifania che c'è stata nel battesimo. Ci chiediamo adesso, quale epifania di Dio si attendevano gli israeliti del tempo di Gesù? E quale epifania di Dio ci aspettiamo noi oggi? Sentiamo che cosa è accaduto. Il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. L'Evangelista Luca introduce il racconto del battesimo di Gesù parlandoci di un'attesa del popolo. Vediamo di capire che cosa si attendevano gli israeliti del tempo di Gesù. Israele è un popolo che ha sempre sofferto lungo i secoli perché Canaan, la Palestina, è una terra di passaggio, sempre invasa dagli altri popoli. A Oriente c'erano i grandi imperi, gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, a Occidente il grande impero dei faraoni. La terra di Israele era schiacciata fra queste grandi potenze. Sullo scacchiere internazionale Israele non è mai contato nulla. Anche il grande regno di Davide e di Salomone, che è decantato nella Bibbia, non è mai esistito. È stato un grande sogno che non si è mai realizzato. Malgrado tutte le delusioni storiche, Israele ha sempre continuato a coltivare lungo i secoli la speranza di un futuro glorioso. Eccola l'attesa. È una speranza che è iniziata con la promessa che è stata fatta da Nathan a Davide, che ha promesso alla sua discendenza un regno eterno. E questa speranza in certi momenti storici si affievoliva, quando le cose andavano bene, non coltivavano più questa speranza. Ma nei momenti di crisi e di sofferenza, l'attesa del Messia promesso, del figlio di Davide, del Salvatore, riemergeva. E allora si chiedeva al Signore di inviare colui che doveva dare inizio a un regno di pace, di giustizia e di benessere. E questa attesa, negli ultimi 2 secoli prima di Cristo, era andata accentuandosi sempre di più. Per quale ragione? Anzitutto perché era un tempo di profonda crisi economica e politica. I giudei che vivevano in Palestina erano esposti all'arbitrio dei grandi latifondisti greci e romani. Questo accadeva in Israele perché gli ebrei che vivevano nelle varie città dell'impero romano se la passavano invece molto bene, costituivano una notevole potenza economica, commerciale e finanziaria. Una crisi quindi in Palestina di ordine economico, politico. E poi lì c'era anche una crisi di identità religiosa, perché gli israeliti erano entrati in contatto con la grande cultura greco-romana e molti ne erano stati sedotti, avevano abbandonato la fede dei loro padri. È in questo clima che erano sorti vari gruppi politici, religiosi, le sette giudaiche, che noi conosciamo molto bene, almeno alcune. E queste coltivavano delle attese diverse, si aspettavano un Messia, ma avevano concezioni molto differenti di questo Messia. Cosa si attendevano i Sadducei? La gente ricca, stavano bene, i sacerdoti del Tempio. Si aspettavano un Messia che fosse un sommo sacerdote che praticasse una religione, il culto, i sacrifici in modo perfetto. Questo avrebbe dato inizio al mondo nuovo, un rapporto con Dio che era commerciale. Gli offriamo i sacrifici affinché lui conceda i suoi favori. Questa era l'attesa dei Sadducei,
Il Messia per loro sarebbe stato un sommo sacerdote. I farisei si aspettavano anche loro un cambiamento, un Messia che interpretasse davvero bene la Torah e facesse sì che fosse osservata, allora il mondo sarebbe cambiato. Sarebbe nato un mondo nuovo con l'osservanza della Torah. Ecco il Messia che loro si aspettavano. E poi c'erano gli Esseni, quelli di Qumran, i quali si aspettavano un Messia che guidasse la lotta dei figli della luce contro i figli delle tenebre e pensavano anche a prendere in mano le armi, la spada, per imporre la luce sulla tenebra. Gli zeloti compariranno dopo Gesù, non c'erano al tempo di Gesù. Loro saranno i nazionalisti esasperati e si aspettavano il Messia come un capo militare, un re, il vero figlio di Davide, che doveva spazzar via i conquistatori pagani e portare il popolo ebraico al dominio su tutte le nazioni della terra. E poi c'erano anche coloro che si aspettavano, secondo ciò che c'era nelle profezie, che intervenisse Dio stesso a regnare su Israele. Il profeta Ezechiele al capitolo 20 dice: in nome di Dio, com'è vero che io vivo, oracolo del Signore, io regnerò su di voi con mano forte, con braccio potente e con ira. Ecco, l'attesa di un intervento diretto di Dio. Queste erano le attese del popolo di Israele quando Gesù è giunto al Giordano. E tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni non fosse lui il Messia. Il Battista aveva suscitato grandi speranze. Ci viene presentata questa figura molto bene dallo storico contemporaneo Giuseppe Flavio. Dice: il Battista era un uomo buono, esortava gli ebrei a vivere una vita retta, a trattarsi reciprocamente con giustizia, a sottomettersi a Dio con devozione e a farsi battezzare. Però Giovanni era dell'idea che nemmeno questo lavacro del battesimo fosse accettabile come perdono dei peccati, ma era convinto che se non c'era una conversione interiore si sarebbe risolto in una purificazione del corpo. L'anima doveva essere purificata in precedenza con una condotta retta. E conclude il racconto sul Battista dicendo che il re Erode, alle tante altre scellerattezze, aggiunse anche questa: mise in prigione questo uomo buono, il Battista. Il popolo, che aveva tutte queste attese, aveva intravisto nel Battista il Messia. Prima di continuare ci chiediamo: quale attesa coltiviamo noi del Messia di Dio? Cosa ci aspettiamo? Che epifania di Dio ci aspettiamo? Facciamo attenzione a ciò che noi ci attendiamo, che forse ci aspettiamo ciò che Dio non ha mai promesso, anzi che forse ha positivamente escluso. Ci aspettiamo forse che Dio manifesti il suo potere attraverso miracoli, che risolva direttamente i nostri problemi concreti, quelli della nostra vita quotidiana, quelli che noi non riusciamo a risolvere, li risolva Lui attraverso prodigi. Non lo farà, non l'ha mai promesso. Se ci aspettiamo questa manifestazione di Dio nei miracoli, non la vedremo. Se invece ci aspettiamo qualcuno che dia senso al nostro esistere, uno che risponda agli interrogativi profondi che noi ci poniamo, colui che ci insegni come essere uomini e ci dia la forza interiore per essere costruttori di un mondo di pace, di giustizia e di amore. Se ci attendiamo questo Messia, ci stiamo aspettando la persona giusta. Sentiamo adesso
La risposta che il Battista dà a coloro che ritengono che sia lui il Messia. Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il Battista delude le folle che avevano riposto in lui le loro speranze e dice: «Non sono io l'atteso. Il mondo di amore, di pace, di giustizia che voi desiderate, non sarò io a costruirlo, ma uno che viene dopo di me». Vedete, si può confondere il Messia con l'uomo buono, retto, con l'uomo saggio. In noi c'è un intimo bisogno di spiritualità, un bisogno e una ricerca di senso della vita, e non può essere tacitato, esige una risposta, può essere accantonato per un certo tempo, ma poi riemerge perché siamo fatti bene. E possiamo cercare una risposta nella saggezza di questo mondo, nelle tante proposte religiose, nelle dottrine, nelle tradizioni spirituali, negli umanesimi che circolano, e troveremo tante risposte belle, ma non saremo mai soddisfatti, perché siamo fatti bene. Noi siamo fatti per Cristo e per il Vangelo. Quando leggo Platone, quando ascolto la saggezza di Socrate, dicono: che belle parole. Ma soltanto quando incontro Cristo io dico, come ha detto Pietro: tu solo hai parole di vita eterna, non Socrate, non Aristotele, non Platone, non gli altri filosofi. Solo Cristo dà la risposta ultima, definitiva, appagante ai miei interrogativi. E il Battista continua dicendo, per evidenziare la differenza fra lui e il Messia, dice: «Io battezzo con acqua, ma viene colui che vi battezzerà in Spirito Santo». L'immagine che impiega è molto efficace, quella dell'acqua, che può bagnare esteriormente una persona o una pianta, ma diventa linfa vitale solo quando viene assorbita dalla pianta o quando viene bevuta. Allora è dentro che agisce quest'acqua, non esteriormente. Il mio battesimo, dice Giovanni, è esteriore, lava l'esterno dalla persona, è solo un segno che sancisce la buona volontà di cambiare vita e di disporsi ad accogliere la manifestazione, l'epifania di Dio. Solo una preparazione ad accogliere il vero battesimo, quello in Spirito Santo. Perché nasca un uomo nuovo è necessario che entri in lui, come l'acqua, un germe di vita nuova, una vita che non viene però dalla terra, ma che è un dono del cielo. E questo dono, questa vita, il Battista non la può dare perché non ce l'ha. Il battesimo di Gesù non è un'acqua che pulisce fuori, è un'acqua che penetra dentro, che zampilla per la vita eterna, come dice Gesù alla Samaritana. È il dono della vita divina, è la vita dell'Eterno. E questo battesimo sarà anche un battesimo di fuoco. Ecco, quando noi sentiamo parlare di fuoco, pensiamo subito ai castighi di Dio. Nulla di più sbagliato. Dio conosce un solo fuoco, quello della Pentecoste, che è il suo Spirito. Del resto, Gesù dice, ce lo riferisce l'Evangelista Luca al capitolo 12: «Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come desidero che questo fuoco sia acceso». Non parla certamente del fuoco dell'inferno, ma del fuoco dello Spirito. Il fuoco richiama la purificazione, la distruzione di tutto ciò che è vecchio, il mondo antico, è il diluvio di fuoco promesso dai profeti, che brucia
Tutta l'umanità vecchia, tutti gli odi, i rancori, le guerre le distrugge. Lo spirito crea una realtà nuova. È il Messia di Dio che riverserà questo spirito sui credenti e li renderà uomini nuovi. Questo è il contesto in cui è avvenuta l'Epifania di Dio nel battesimo di Gesù. Sentiamo adesso come Luca ce lo racconta. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E adesso cominciamo a contemplare l'Epifania del nostro Dio, la manifestazione del vero volto di Dio che comincia a rivelarsi proprio nel battesimo. Solo l'Evangelista Luca riferisce un dettaglio. Gesù fu battezzato insieme con tutto il popolo, quindi è andato a mischiarsi con i peccatori. Nessun Dio si è mai rivelato così. Qual era il Dio che si aspettavano gli israeliti? Quale rivelazione di Dio attendevano? Erano stati educati dagli scribi e dai farisei, che avevano inculcato nella mente di tutti gli israeliti l'immagine del Dio giustiziere che incenerisce i peccatori. Qui abbiamo la smentita di questa immagine di Dio. Dio non incenerisce i peccatori, si mette al loro fianco, li accompagna nel cammino verso la vita. Se Dio si fosse manifestato come giustiziere, lo avrebbero accolto tutti. Era il Dio nel quale loro credevano. E un po' anche il Battista aveva questa immagine di Dio. Ed è una rivelazione questa, che comincia nel battesimo, poi continuerà per tutta la vita Gesù a rivelare questo volto di Dio che ama i peccatori, odia il peccato, nessuno come lui, perché il peccato fa male ai suoi figli, ma ama sempre i peccatori. Questa rivelazione del volto di Dio non è in contraddizione con quella dell'Antico Testamento, è in continuità con quella rivelazione. Quando noi pensiamo al Signore che va a liberare il suo popolo, tirarlo fuori dalla schiavitù dell'Egitto, poi lo fa camminare nel deserto, non lo lascia solo, accompagna il suo popolo, c'è l'immagine della nube che guida il popolo durante il giorno, del fuoco che guida il popolo durante la notte, e poi c'è l'immagine dell'arca dell'alleanza, e questa arca che poi sarà portata nel tempio, simbolo sempre della presenza di Dio. E nel deserto, quando il popolo rifiuta il Signore suo liberatore, preferisce l'idolo, e allora il Signore è cacciato dall'accampamento, la sua tenda è posta fuori dall'accampamento, però lui continua ad accompagnare il suo popolo, non sta mai lontano dal suo popolo, anche se è stato rifiutato. Poi, quando sarà nel Tempio di Gerusalemme, in quell'arca dell'alleanza, simbolo della sua presenza, il popolo sarà deportato a Babilonia. Il profeta Ezechiele, vedo i cherubini che vanno là nel Tempio, sollevano l'arca dell'alleanza, la portano là sul Monte degli Ulivi e poi li vede partire con l'arca per andare là in Oriente, presso i fiumi di Babilonia, dove c'è il suo popolo prigioniero. E quando il popolo tornerà dall'esilio, di nuovo il profeta Ezechiele vedrà i cherubini che prendono l'arca dell'alleanza e la riportano nel Tempio di Gerusalemme. Il Signore si è sempre rivelato come colui che sta accanto al suo popolo, ma qui c'è la rivelazione piena in Gesù di Nazaret. Dio sta insieme con i peccatori.
E poi nota ancora l'Evangelista Luca che Gesù era in preghiera. La preghiera di Gesù significa il suo costante dialogo con il Padre. Gesù vuole sempre essere fedele alla sua identità di figlio di Dio e per questo in ogni momento fa tutte le scelte che gli vengono suggerite dallo Spirito, dalla sua identità di figlio. E a questo punto l'Evangelista introduce tre immagini per presentarci ciò che è accaduto durante il battesimo di Gesù. La prima di queste immagini: si è aperto il cielo. Vuol dire che era chiuso. Che significa questa immagine? Nella cosmologia degli antichi, orientale, il cielo era immaginato come una immensa calotta che separava il mondo di Dio da quello degli uomini, e nella cultura semitica si parlava di sette cieli che separavano il trono di Dio da questa terra, e fra un cielo e l'altro c'erano 500 anni di cammino. Il Signore aveva chiuso i cieli, era sdegnato per i peccati e le infedeltà del suo popolo ed era diventato inaccessibile. Non inviava più profeti perché il popolo non li ascoltava. E il popolo ha fatto questa drammatica esperienza del silenzio di Dio. Dice il salmista, Salmo 74, non ci sono più profeti. Tra noi non c'è nessuno che ci dica fino a quando durerà questo silenzio di Dio che ha rotto i rapporti con il suo popolo. Ecco, la risposta che viene data alla preghiera di questo popolo, il profeta Isaia ci riferisce una stupenda preghiera degli israeliti, i quali si rivolgono al Signore e gli dicono: noi siamo stati infedeli, ma tu sei nostro padre. Abramo non ci riconosce come figli. Isacco, Giacobbe stanno lontani da noi, ma tu sei nostro padre. Noi siamo argilla e tu lavori questa argilla, noi siamo opera delle tue mani. E poi l'invocazione: se tu squarciassi i cieli e scendessi ancora insieme al tuo popolo. Ecco la risposta che viene data nel battesimo: i cieli si sono squarciati. E qui abbiamo la seconda epifania del Signore che noi possiamo contemplare. Adesso con noi c'è Dio stesso che si è fatto uno di noi. I cieli non potranno più chiudersi perché Dio è con noi. La seconda immagine, quella della colomba, lo spirito che scende su Gesù come colomba. Il richiamo immediato, il primo che ci viene, è quello allo spirito che aleggiava sulle acque dell'abisso prima della creazione del mondo. Adesso di nuovo compare lo spirito che aleggia sulle acque del Giordano adesso, perché sta per avere inizio un'umanità nuova. E poi c'è un secondo richiamo alla colomba, quello del diluvio. Annunciava la nascita di un'umanità nuova. Quella vecchia, quella del peccato, era stata distrutta dalle acque e adesso stava per sorgere un'umanità nuova, rappresentata proprio dal volo di questa colomba, sempre una creazione nuova voluta dallo Spirito. E poi ci sono dei significati simbolici della colomba che sono comuni a tutte le culture. La colomba richiama la dolcezza, la pace, e lo Spirito si posa su Gesù non come un leone della tribù di Giuda, ma come una colomba. Colomba è dolce. Forse gli israeliti si attendevano una discesa diversa dello Spirito, non come colomba, ma come fuoco, come zolfo che inceneriva i peccatori, come ha fatto a Sodoma e Gomorra. Dal cielo sappiamo che il Signore scagliava anche le sue frecce, le folgore, per disperdere i suoi nemici. Qui lo Spirito scende su Gesù come colomba. Eccola questa tenerezza, questo affetto, questa bontà che noi troveremo sempre in Gesù.
Lo Spirito si manifesterà in Gesù sempre con la dolcezza, si accosterà ai peccatori con l'amabilità della colomba, non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà il lucignolo ancora fumigante. E la colomba poi è conosciuta in tutte le culture per l'attaccamento al suo nido. Colombi viaggiatori, quando sono lasciati liberi, tornano al loro nido. Qui la colomba si posa su Gesù perché quella è la sua stabile dimora. Il Battista lo dice: io ho contemplato lo Spirito scendere come colomba dal cielo e rimanere su di lui. Ecco, lo Spirito abita come nella sua casa in Gesù, in pienezza. E poi c'è una terza immagine, la voce dal cielo. Questa è un'espressione che ricorre spesso nella letteratura rabbinica. I rabbini impiegavano questa espressione, si udì una voce dal cielo, per presentare ciò che pensava Dio su una discussione che c'era tra loro, per esempio, per attribuire a Dio un'affermazione, impiegavano si udì una voce dal cielo. Nel nostro racconto, allo scopo di definire in nome di Dio l'identità di Gesù. Tu sei mio figlio. È Dio che garantisce di riconoscersi in Gesù di Nazaret. Nella cultura semitica, l'ho ripetuto altre volte, quando si dice figlio di una certa persona, più che generato da, si intende somigliante a. Quando si dice questo figlio assomiglia a suo padre, non è solo per le fattezze esteriori o perché lui gli ha dato la vita biologica, ma perché ha assimilato l'umano che è stato incarnato da suo padre. Allora il padre lo riconosceva come figlio. Chi vede te vede la mia persona, l'umano che io ho incarnato. Qui Gesù dice: tu sei mio figlio. Lo dice a tutti noi: volete vedere me? Guardate a lui. Io mi riconosco in questo figlio che riproduce perfettamente la mia immagine. Quindi, se io guardo a Gesù che ama i peccatori, io scopro l'amore del Padre del Cielo per i peccatori. Se io vedo Gesù che perdona, capisco che Gesù è misericordioso. Se vedo Gesù che guarisce i malati, capisco che Dio è bontà, che vuole la vita degli uomini. Poi dice questa voce del cielo: è l'amato. Il riferimento è al racconto di Abramo che deve consegnare a Dio suo figlio, e è l'amato. Applicandolo a Gesù, questo titolo, Dio invita a non considerare Gesù semplicemente come un uomo, un profeta, un figlio come gli altri. No, egli è l'unigenito, è unico, è l'amato dal Padre del Cielo. E poi, in te mi sono compiaciuto. Conosciamo già questa espressione perché si trova al capitolo 42 del libro di Isaia. È Dio che dichiara che Gesù è quel servo fedele, quel profeta che lui ha inviato per instaurare il diritto e la giustizia nel mondo. Gesù presenta con questa espressione Gesù, il Dio Padre presenta Gesù con questa espressione come il realizzatore di questa profezia. La voce del cielo quindi ribalta tutte le attese degli uomini e forse ribalta anche le nostre concezioni di Dio. Cominciamo a contemplare questa Epifania di Dio nel battesimo, una manifestazione di Dio che poi riceverà una conferma durante tutta la vita e poi sulla croce darà il massimo di questa manifestazione del volto di Dio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.